Abbiamo rimesso il naso avanti, sto sudando uguale ai giocatori. 5 alla fine più 1. Dai, cazzo! Il sacro alimento. Il sacro riso con il sacro tonno. Dobbiamo prepararci bene al campionato. Cominciamo a fuoco la preparazione. Neanche una settimana, sto tornando a casa, c'ho i brividi di freddo e adesso mi misurerò la febbre e ce l'avrò almeno 38, ma proprio automatico. Facciamo così, se ce l'ho meno di 37 gioco altri 5 anni di carriera, perché non è possibile. Anche se sto morendo, Prozis sempre con me, link in descrizione. Termometrino di qualità, aspettiamo che vada a zero, perfetto. Suona, 37 e mezzo. Che tradotto per un maschio di 37 anni vuol dire sto per morire. Ma sto male, eh? Cioè, sono morto. Adesso avviso la società. Perfetto, ora abbiamo avvertito tutti. Posso andare a letto e spero di sopravvivere la notte, perché comunque rimango un uomo medio che con la febbre muore. A domani. 31 agosto. Come me faccio? Merda. Ok, stamattina la febbre 36,8, quindi dai, diciamo che sotto i 37 non si considera febbre. Però sono veramente cappottato, mi fanno male tutte le ossa del corpo. Comunque, al di là dell'allenamento, che oggi posso saltarlo, non succede niente, non muore nessuno, in realtà ho la visita al cuore che devo fare oggi pomeriggio, perché oltre alla visita medica normale, quando superi i 35 anni, devi anche fare una roba al cuore che si fa separatamente. Quindi oggi ce l'ho alle 5 e la devo fare, perché mi hanno detto che sennò mi slitta i 10 giorni e senza quella non posso giocare le partite. Ah. Quindi devo trovare il modo di fare sta roba da sforzo oggi. Tra l'altro, domani abbiamo anche la prima amichevole. Dopo una settimana di allenamenti facciamo la prima amichevole a Bernareggio in trasferta contro Bernareggio. Mi faceva piacere giocare. Uno, perché mi fa piacere sempre giocare. Due, per testare anche un po' la condizione fisica mia. Ma se oggi non vado a fare questo esame al cuore, credo di non poter giocare. Questa cosa serve per avere l'idoneità sportiva e quindi devo trovare il modo di pomeriggio di andare, anche se veramente sono bello cotto e c'ho pure un po' di febbre, 37, ma a 37 si muore. Quindi adesso letto, me ne starò tutto il giorno qua, alle 4:30 mi alzerò e se sarò in condizione andrò a fare il test. E allora let's go. Mi sento meglio, sono le 5 quasi e andiamo a fare questo esame al cuore per i vecchi, per noi vecchi atleti. Questa roba un po' mi fa sentire vecchio. E nel frattempo sono andato anche a tagliarmi i capelli dal mio amico Mambo, perché non ce la facevo più a vedermi con quei cocciuffi, barba e schifo. Guarda il camion. Sera. Marino Tommaso. Ok, io ti attacco tutto, dovrei iniziare a pedalare facendo finta di avere lì davanti un numerino compreso tra 70 e 80. Qui abbiamo il referto. Ho fatto la bicicletta sotto sforzo fino a far arrivare i battiti del cuore a 9 milioni. Non ho infartato, che comunque è buona come cosa. Sembra tutto ok, quindi raga, dovrei essere idoneo, si può cominciare questa stagione. E allora let's go. Adesso vado a casa. Ma sentite questa musica sacra, questa musica di chiesa anche. Eh sì raga, è proprio quella musica, perché sto mangiando il sacro alimento, il sacro riso con il sacro tonno. Che bellezza. Io vado a nanna. Ci vediamo domani. Che domani si gioca. Ciao. Ciao. Buongiorno. Oggi è una buona giornata. Se riesco a tenere in mano il telefono, forse dai uomo. Colazione, poi lavoro un'oretta, chiamo Massifella e poi alle 10 gioca la nazionale contro la Serbia. Grande partita, forza ragazzi, quindi me la guardo con tensione. Forza ragazzi. Nazionale bisogna guardare. Forza, partita fondamentale questa, se si batte la Serbia siamo con un piede nella fase successiva, se perdiamo è impossibile passare. Forza Bologna. Fan del vlog. Dai, cazzo, con l'ansia. Stanovic, l'aiuto, il tiro sbagliato, ma minutino. Dai, Aki. E allora? Mamma mia.
Stiamo facendo fatica, siamo sotto. Certo che fosse così, rimessa per... Non ci credo. Che palle, chiudiamo meno due. All'intervallo, partita tosta. Queste partite importanti, squadre che si conoscono, partite ricche di errori, abbiamo tirato molto bene da 3 punti, molto male da 2, ma questi sono forti. Non ci credo, siamo meno 1, eravamo quasi meno 20, parziale assurdo, Fontecchio da Tomi, siamo tornati in partita non so come. Abbiamo rimesso il naso avanti, sto sudando uguale ai giocatori, 5 alla fine più 1. Dai, difendiamo. Mi sento male. Dai, Simo. Non ci credo. Mi sento male. Oddio, voglio. Possesso decisivo. Fontecchio, più 2. Contro tutti. Simo. No. Cazzo. Controllato. Dai. Cazzo. 6, 5. No. No. Non ci credo. Vinta. È vinta, cazzo. Non ci credo. Quanto cazzo ho sofferto. Madonna mia. Che vittoria, cazzo! Grande! Comunque, raga, guardare le partite ti fa soffrire molto di più rispetto a giocarle. Io quando gioco c'ho una tranquillità relativa sempre, ma c'è una tranquillità che guardandole da fuori non ho. Guardandole da fuori sto male. Mentre giocandole sono più in controllo. Porca Eva! Sono morto, mi sono dovuto lavare l'ascella, ero fradicio. E ora la vita del giocatore di basket che fa finta di fare l'imprenditore. Vado in palestra, mentre faccio foam roll per la schiena, esercizietti vari, faccio call di lavoro. E vai uomo, sono ancora sudato. Ilma. Ma non hai visto la nazionale? Non hai visto l'Italia? No, sei pazzo. Non ho neanche risultato. No. Tu sei pazzo, ha vinto contro la Serbia la partita senza 35 di Fontecchio. No, follia. Uomo! Dammi il pugno. Ti è piaciuto il pantaloncino? Dove l'hai preso? Da Zero Plastic. Oh cazzo! Non ci eravamo messi d'accordo, incredibile. La cosa assurda, Ilma, è che in preparazione mi escono dei dolori in muscoli che io non ho. Ho male al polpaccio sinistro. Esatto, io il polpaccio sinistro non ce l'ho. Potete anche vedere che non c'è. Bisognerebbe fare uno studio sul polpaccio, soprattutto il sinistro. Vogliamo dire a mia madre perché sì. Che c'è stato nel parto che mi ha fatto uscire senza i polpacci? Adesso comunque vi do un piccolo aggiornamento sulla mia vita. Dopo che la palestra ci stava frenando in testa, incredibilmente. Ho rimesso in piedi tutti Funko. Tranne loro, perché loro purtroppo non stanno in piedi. Il sacro riso stavolta lo cucino con polpette. Perché non posso realmente mangiare tonno continuamente. Un po' di altre partite del mondiale che è una competizione pazzesca, perché è piena di partite incredibili tipo Australia, Slovenia che c'è adesso. E poi è già il momento, tra poco si parte. Oh, nel frattempo è arrivato Dani Zapp, quindi direi che passiamo alla camera di Dani Zapp, vai. Let's go. Let's go, bella Dani. Com'è? Ciao caro. Sei carico? Sto per fare una cosa veramente truce, ovvero mi metto la polo. Avevo giurato che non l'avrei mai messa nella vita, perché rappresenta l'indumento più obsoleto e inguardabile della storia dell'abbigliamento, ma l'ha chiesto la società e io devo metterla. Ma soffro. Dai. E ci siamo, let's go. Vamos. Allora, la trasferta di oggi è mezz'oretta, 40 minuti di macchina, quindi si va con le macchine, cioè chi vuole va in macchina e chi vuole va col pulmino. Io ovviamente ho scelto di andare in macchina, anzi con il camion. Allora, innanzitutto credo che nella partita di oggi, come giusto che sia, i minuti dei giocatori saranno contingentati, come dicono quelli bravi, ovvero ognuno più o meno giocherà lo stesso numero di minuti. L'obiettivo è innanzitutto non farsi male, perché la prima amichevole comunque è sempre delicata. Esprimere il miglior basket possibile, andare in fatica, rompere il ghiaccio, cominciare a prendere confidenza col campo. Comunque ogni anno che passa noto che l'inizio è sempre più duro, anche se comunque io arrivo sempre in buone condizioni fisiche, non arrivo mai in condizioni drammatiche, anzi quest'anno c'ho una massa grassa veramente bassa. Però è sempre più dura. Ho già avuto un paio di sere in questa settimana in cui veramente sbarellavo dai dolori. Però si va, dai. L'importante è divertirsi. Quest'anno mi prometto che mi devo divertire. Non voglio rompere il cazzo agli arbitri, in amichevole, non mi voglio stufare con ste robe. Dare il massimo sempre a divertirsi. Let's get it. E adesso mettiamo del rap, fratello. My wife got me a Rolex, step your wifey up.
Started from the bottom, now the price is up. We go gift for gift, it's like a game to us. You go tip for tat, that's just strange us. What's love? What's love? L-O-V-E, got some, got some. H-A-T-E, Can't do bad vibes, no. Not on this side. Please keep that on that side. Student of the game, I'm a scholastic. Platinum when I swipe, no, it's not plastic. I fill up the bank, magic. Student of the game, I got my masters. Whoa, 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 whoa. My mama's top one, don't care about top tens. Only fear God, I'm dressing fear God again. Abbiamo perso. Vabbè, questo era l'ultimo dei problemi. Vincere non era l'obiettivo. Però secondo me è stato un bel allenamento. Abbiamo giocato abbastanza bene all'inizio. Abbiamo fatto un po' di fatica perché loro erano la terza amichevole, avevano un po' più di preparazione rispetto a noi, noi invece alla prima. Però sono contento. Dico la verità, pensavo molto peggio io a livello di condizione fisica. Ho avuto un momento di crollo a metà del riscaldamento dove ero corto di fiato, ho detto urca, qua si mette male. Invece poi in partita, alla fine, gestendo un po' lo sforzo, sono riuscito a giocare una ventina di minuti. Abbiamo giocato ovviamente tutti gli stessi minuti, però è andata abbastanza bene, al di là del fatto che mi sono entrati due o tre tiri non si sa come. Però a livello atletico e fisico pensavo peggio. Ogni anno che passa le amichevoli inizio stagione sono sempre più difficili e più faticose, però pensavo peggio. Loro erano abbastanza preparati atleticamente, quindi non era facile giocare. È stato un bel allenamento, ci godiamo due giorni liberi adesso, dobbiamo prepararci bene al campionato. Cos'altro dire, raga? Guarda il camion nella notte, come risplende il camion. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Il coro è sempre lo stesso, forza Tommino. No, dai, iscrivetevi al canale, raga. Grazie per aver guardato. Non ci saranno altre annate di pallacanestro, questa è l'ultima, vi voglio bene come sempre. Ciao. Beh, io qua adesso metterei una musica triste. 3, 2, 1. Musica triste. Vado via. Triste. Sai che non te la metto, vero? Sai. Musica triste, ancora, ancora musica triste. Senti la tristezza. Staranno piangendo guardando il video, che piango. Io che dormo, io che soffro. Torno a casa a piedi. Ciao, ciao, Tommy. Ciao.